Benvenuti in una nuova video ricetta. Oggi prepariamo il casatiello, ovvero se proprio lo vogliamo definire un rustico pasquale che si avvicina più al tortono, perché poi non vedendo anche le uva sopra e la tradizione vuole che si distingue proprio dalle uva, parliamo del nostro tortono senza glutine ma soprattutto vegano. Io sotto al video vi allego il link dell'azienda di iVegan che ha tutti i prodotti vegani e in 16, massimo 24 ore vi arriva a casa. Allora, potremo fare tranquillamente un tortono con le verdure di stagione, anche utilizzando asparagi, piselli, senza melanzane, zucchine. Potremo fare qualsiasi cosa, c'è un mondo da fare per il veganismo. Però la tradizione è tradizione, almeno sul tortono e soprattutto nel periodo proprio pasquale, noi andiamo a utilizzare un qualcosa che rispecchia proprio la vecchia tradizione. Per l'impasto è molto facile, utilizziamo il fior di glutine, mezzo chilo, 500 g di fior di glutine, g di lievito, andiamo a sbriciolare. Giriamo bene. Inizialmente inseriremo nei nostri 500 g di fior di glutine 350 g di acqua. Mescoliamo bene, aiutiamoci sempre con un cucchiaio. Non avendo glutine, l'impasto risulterà più grezzo e soprattutto più colloso. Una volta che siamo a metà dell'opera, iniziamo ad inserire 10 g di sale. Di olio extravergine, continuiamo a girare e adesso gli ultimi 50 g di acqua. Una volta che abbiamo quasi finito il pasto, ci possiamo tranquillamente aiutare con una mano. Dobbiamo solo amalgamare tutto, anche perché inizialmente non riusciamo neanche a fare una pallina. Ed ecco come si deve presentare l'impasto. Vedete? Adesso induriamo il nostro impasto mettendolo un'ora con una pellicola sopra nel nostro frigo. Tra un'ora andiamo a togliere il nostro impasto dal frigo e lo stenderemo. E vi faccio vedere anche come bisogna stendere un qualcosa che non si lega e come arrotolare su se stesso il nostro meraviglioso tortono. È passata un'ora. Abbiamo il nostro panetto che si è rinforzato grazie ai 4 gradi del frigo. In questo momento ci aiutiamo con un foglio di carta da forno. Allunghiamo il nostro foglio di carta da forno. Carta da forno, spolveriamo. Andiamo a spolverare anche sul panetto stesso. Prima di metterlo sulla carta da forno, lo giriamo un attimo. Un altro po' di farina. Incominciamo inizialmente a stenderlo sul banco e non sulla carta da forno. Possiamo tranquillamente utilizzare il mattarello, però dobbiamo sempre stare attenti di non attaccare il nostro impasto sul banco, perché si strappa molto facilmente. Allora, una volta che abbiamo fatto questo, togliamo sempre un po' di farina in eccesso e lo mettiamo qui sopra. Una volta che l'abbiamo messo sulla carta da forno, e continuiamo
stendere il nostro tortano. Una volta che abbiamo creato il nostro rettangolo, io precedentemente, in quell'ora che abbiamo dato un po' di freddo all'impasto, mi sono tagliato i salumi vegani, okay. Houston, questa azienda lavora veramente in una maniera indescrivibile, perché stesso l'azienda sono vegani ed hanno una grande credibilità su questo. Poi utilizziamo innanzitutto il nostro formaggio, quello un po' più solido. L'altro formaggio che lo siamo andati a lavorare nel bimbi per renderlo stile grattugiato. Una volta che prendo la mia carta da forno e mi aiuto così, ok, inizialmente non voglio rischiare di andarlo a rompere subito. Una volta che siamo arrivati alla chiusura, facciamo in questo modo. Vedete come subito si rompe? Siamo sempre attenti, eh? Le due estremità, quelle che comunque sono abbastanza vuote, li togliamo. E poi nel nostro ruoto ho inserito l'olio extravergine con un pennello. Andiamo sempre a inserire il nostro tortano in un ruoto a forma di ciambella. Il senza glutine, lo dice stesso la parola, non è il glutine, non avendo il glutine è un impasto facilmente distruggibile in un certo senso. Però dobbiamo anche dire che gli zuccheri del senza glutine sono diversi, nel senso che si saccarificano molto più velocemente di un glutinato. Per questo, una volta che passano le altre due ore nella nostra ciotola a forma di ciambella, possiamo tranquillamente andare ad infornare a 180 gradi per 45 minuti. Sì, avete sentito bene, 3 ore più un'ora, massimo 4 ore, il nostro tortano già si può cuocere. Andiamo ad alzare piano piano. Togliamo e lo mettiamo qui dentro. Lo schiacciamo un po'. Il panno lo bagniamo. Lo strizziamo. E così com'è lo mettiamo sul nostro ruoto per 2, massimo 3 ore. Poi lo andiamo a spennellare con il nostro olio extravergine che abbiamo messo sia nel ruoto che nell'impasto, e lo inforneremo a 180 gradi per massimo 45 minuti. Dopo che sono passate le nostre 3 ore, ci aiutiamo con un pennello, olio extravergine, e lo spennelliamo. Il nostro tortano va cotto a 180 gradi per 45 minuti a forno statico, e inizialmente lo andiamo a cuocere al centro del nostro forno e gli ultimi 10 minuti lo mettiamo a terra. Dopo 45 minuti ecco la realizzazione del nostro tortano. Ecco a voi il tortano gluten free, ma soprattutto vegano. Spero che vi sia piaciuta la ricetta, e se vi è piaciuta cliccate like, commentatemi sotto il video e fatemi sapere quale altra ricetta volete imparare, e spero solo che vi piacerà di sapore, perché veramente vi posso garantire che è un qualcosa di straordinario. Guardate come si scioglie anche il formaggio dentro, guardate.
Buona ricetta a tutti, ciao!